Parliamo di scritte che sono comparse a Padova inneggianti al pluriassassino Cesare Battisti. Libertà per Battisti e per tutti i compagni in galera. La scritta con la vernice rossa è comparsa nella notte su un muro di via Fallopio a Padova, proprio di fronte all'istituto di anatomia dell'università, non lontano dall'ospedale. Sul muro anche il simbolo di falce e martello e una stella a cinque punte. Il riferimento è chiaro a Cesare Battisti, l'ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, rientrato in Italia un paio di settimane fa per scontare l'ergastolo dopo una lunga latitanza in Sud America. Una scritta che fa ancor più male se si pensa che Adriano Sabadin, figlio di una delle vittime di Cesare Battisti, abita ancora a pochi chilometri di distanza da Padova, dove avvenne l'omicidio. Unanime la condanna del mondo politico. Battisti deve scontare la pena, che è una conseguenza degli atti che lui ha fatto moltissimi anni fa, ma la responsabilità è individuale e se li ha fatti deve risponderne. Pensavo a soprattutto i familiari di quel macellaio del veneziano che un bel po' di anni fa ha perso il padre, per un motivo che a quel punto era inspiegabile allora e che probabilmente ha trovato in parte una risposta adesso, almeno in termini di sapere chi è stato e di saperlo nelle patrie galere. Battisti è un criminale, un bandito che ha sfruttato forse una copertura politica per coprire quello che ha fatto, ma alla fine è un omicidio, un assassino che è scappato, ha vissuto, ha fatto la bella vita in tutti questi anni, si è preso gioco dell'Italia e degli italiani a prescindere dal colore politico. Adesso che finalmente sta scontando la propria pena, è giusto che rimanga in cella, poi per le scritte gli stupidi sono dappertutto e continueranno ad esistere, però l'importante è che Battisti rimanga in carcere. Sull'episodio sono in corso le indagini della Digos, che sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un imprenditore di Caltrano ha deciso che il paese non si deve spopolare e vuole fare la sua piccola parte. In che modo? La famiglia è sempre stata trascurata senza tener conto che la famiglia crea un popolo, crea una nazione, e crea, come possiamo dire, una continuità della nostra cultura. Lo Stato da decenni promette e poi non ha realizzato niente. E se lo Stato non ha mai fatto niente, ci pensa Vinicio Bulla, titolare della Rivit S.p.A., azienda che produce tubature per le piattaforme di estrazione di carburanti, con sede a Caltrano, unica fabbrica del piccolo comune del Vicentino. 150 dipendenti, quasi tutti residenti in paese, l'imprenditore, in tempi di crisi economica diffusa, ha infatti deciso di congelare parte del suo patrimonio personale per donarlo ai suoi lavoratori. Obiettivo: incentivarli a far figli e combattere la denatalità. Per i prossimi 7 anni, infatti, il denaro servirà a pagare il nido e la materna dei bambini dei suoi dipendenti. Non voglio morire con soldi in banca, visto anche, tra parentesi, il comportamento di certe banche, e quindi mi pare che destinarli a questo scopo sia un incentivo anche per altri, anche per i dipendenti che non potrebbero sostenere economicamente queste spese, sono un po' scoraggiati a mettere al mondo figli, preferiscono prendere un pannolino, costa meno. Questo non è etico. 550 euro al mese per ogni bimbo che frequenta il nido, 250 per le materne e c'è di più. Prendiamo anche per il secondo figlio un tantum di 2000 euro e per il terzo figlio 3.000 euro, una tantum. Lei vuole lanciare una cultura di vita? Sì, perché senza vita non c'è popolo, non c'è nazione, non c'è Italia. Un'idea che Vinicio Bulla vorrebbe fosse colta anche da altri, non solo imprenditori, perché a lui sembra normale fare del bene, anzi ci scherza pure su. Morire con tanti soldi è più angoscioso. Morire poveri o meno poveri è... perché penso quel passo lì angoscioso si possa superare più in pace, ecco. Insomma, una vicenda piuttosto interessante e anche abbastanza nuova. Parliamo di inquinamento. Come sapete, Padova è una delle città più inquinate della pianura padana, ergo d'Italia, e ecco il punto di Legambiente.
Se il 2018 si era concluso nel segno dell'allerta smog e delle inevitabili polemiche riguardo un blocco del traffico durante le festività natalizie, il 2019 a Padova non è iniziato sotto auspici migliori. Gennaio vede già la provincia euganea a detenere assieme a Rovigo il poco invidiabile primato di più inquinata della regione, con 19 giorni di sforamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Un dato che emerge dal monitoraggio di Legambiente sulle centraline ARPAV per la misurazione del PM10 nel primo mese dell'anno. Si parla di un tot 200, se non sbaglio, morti premature all'anno per l'inquinamento. Siamo più che preoccupati, continuiamo a cercare di aiutare a far sì che cambi la rotta, e quindi più trasporto pubblico, più ciclabilità, più efficientamento energetico degli edifici. Il prossimo 23 febbraio, ad esempio, saremo proprio qui nell'Easton di Padova con una manifestazione dal titolo Smogbilitiamoci, che ci vedrà insieme a diversi altri soggetti, perché non siamo gli unici a essere preoccupati per questo inquinamento. A gennaio abbiamo respirato aria avvelenata e fuori legge più di un giorno su due, aveva commentato Lucio Passi, responsabile delle politiche antismog di Legambiente. Ma la mobilità sostenibile non è l'unica priorità da adottare. Anche secondo Legambiente, il blocco del traffico è una soluzione emergenziale che non risolve il problema. Puntare su una mobilità sostenibile è senz'altro una cosa molto importante, perché buona parte del PM10 deriva dal traffico automobilistico. E quindi, sì, d'accordo, appunto, le biciclette che in città possono fare la differenza, però ovviamente potenziare i trasporti pubblici, sia in termini di autobus, sia in termini di trasporti ferroviari, insomma c'è molto da fare ancora. E naturalmente la sicurezza e la viabilità devono andare a braccetto, pertanto meglio controllare bene le strade. È un disagio che creiamo, ma gli utenti devono sapere che una volta finiti i lavori potranno girare su questo ponte sicuri e tranquilli per altri 30 anni. Tangenziale di Treviso, all'altezza del cavalcavia su via Ruzzante, ancora 10 giorni di passione per gli automobilisti in attesa che Veneto Strade termini i lavori di consolidamento del manufatto. Partito oggi invece il cantiere del cavalcavia su strada Sant'Angelo, e qui i lavori andranno avanti per un mese. Interventi per 600.000 euro che danno il via alle manutenzioni straordinarie dei ponti stradali regionali in Veneto, programmate dopo la ricognizione compiuta ben prima di Ponte Morandi, col direttore di Veneto Strade Bernizzi, che era andato a chiedere alla regione i finanziamenti per procedere. Aveva chiesto la disponibilità di 10 milioni di euro di risorse, parlando con il presidente Zaia ne abbiamo stanziate subito immediatamente 15 milioni su un triennio, in modo che gli interventi principali fossero fatti anche velocemente e fosse ripristinato, diciamo, lo stato di manutenzione ordinario di questi ponti, quindi ben venga. Questi 15 milioni, noi stiamo partendo con una serie di ponti, di cui i primi due sono questi qua a Treviso, poi abbiamo altri 18 ponti, l'intervento più grosso l'abbiamo su un ponte sull'Adige a Legnago, in provincia di Verona, che ci costa 5 milioni di euro, e dopo man mano con gli stanziamenti andremo avanti. Antena 3 aveva documentato il cattivo stato del cavalcavia di Sant'Angelo oltre un anno fa, rischi concreti tuttavia non ce n'erano nell'imminenza. Lo stato di criticità non è pericoloso, hanno necessità di essere manutentati, ma non siamo in condizioni di rischio crollo, ecco, questo lo voglio assolutamente precisare. Se non si fa un intervento manutentivo o per ripristinare, c'è il rischio che i ferri un po' alla volta si spezzino, a quel punto lì è a rischio la sicurezza del ponte. Anche su questo fronte e sulla manutenzione delle strade la Regione punta a ottenere dallo Stato maggiore autonomia. È stata chiesta la restituzione della gestione delle strade statali. C'è stata un'apertura da parte del Ministero in questo, speriamo che vada a buon fine, ma noi sicuramente non abbassiamo la guardia e continueremo a chiedere autonomia sulla viabilità. Un uso più consapevole di internet, visto che sono aumentati sia i casi di stalking che quelli di diffamazione, con dei consigli da parte della polizia postale. Casi di stalking trattati, 18 di diffamazione online, 17 di minacce ed estorsioni. Sono i numeri del compartimento di polizia postale per il Veneto nel 2018 nell'area della città metropolitana, cui si aggiungono 68 furti di identità digitale, 53 casi di diffusione di materiale pedopornografico e 8 estorsioni sessuali.
E anche in virtù di questi fenomeni legati al mondo del web ricco di insidie, che nel Safer Internet Day la Polizia Postale sarà in varie scuole del Veneto, dove sono stati organizzati tavoli informativi sul tema, a partire da quanto possa essere rischiosa la condivisione di foto sui social. Il rischio è quello che quell'immagine e quel video che è stato dato alla rete, poi ce lo vogliamo riprendere, non lo possiamo fare più, e l'altro rischio, che forse è il più grave, è il fattore adescamento online, perché magari la foto che è stata condivisa non l'abbiamo condivisa con persone che hanno la nostra età. Ad essere educati però non solo i ragazzi, in primis i loro genitori. Il termine giusto, anche se è un termine facile ma difficile nel suo significato, è vigilanza. Si può vigilare costantemente e materialmente quando il ragazzo è troppo piccolo e quindi non deve navigare come vuole lui e dove vuole lui, esistono i parental control. È chiaro che a 12, 13, 14 anni, quando addirittura si diventa imputabili, non puoi vietare materialmente né di usare un cellulare né di limitare troppo l'uso di quel cellulare. Allora bisogna farsi un pochettino furbi, nel senso che bisogna conoscere il loro linguaggio, magari scaricare le stesse applicazioni che hanno i nostri figli e conoscere l'uso di quell'applicazione e il rischio che si cela dietro quell'applicazione e parlarne a casa. Bisogna parlare tanto ai nostri figli, perché la fiducia è importante, si devono fidare di noi, ma non tanto perché noi siamo i genitori e abbiamo potere di vita o di morte sui nostri figli, ma semplicemente perché siamo più grandi, anche se loro vanno più veloci, perché usano la rete meglio di noi, anche noi la dobbiamo saper usare. Il problema maggiore è quello dell'adescamento dei minori. I malintenzionati con falsi profili seducono il minore e ne diventano di fatto dei confidenti. I ragazzi questo devono saperlo. La Polizia Postale domani sarà, oltre l'Istituto Volta di Mestre, in altre 6 province. E adesso con Barbara Todisco torniamo a fare il punto sui 3 morti di Asiago. Barbara. Sì, Angelo, il profilo, come dicevi tu all'inizio del nostro telegiornale, di una vera e propria tragedia familiare, accaduto oggi in località sull'alto piano di Asiago. Nel pomeriggio il ritrovamento di 3 corpi senza vita all'interno di un'abitazione. Un nucleo familiare, un intero nucleo familiare composto da una donna di 43 anni, Silvia Mazzaro, e dai suoi genitori, padre e madre, di 85 e 83 anni, originari di Murano, nel Veneziano. Stando a quanto riferito dai carabinieri della compagnia di TM, si tratterebbe di omicidio-suicidio. La 43enne, infatti, avrebbe imbottito di psicofarmaci gli anziani genitori prima di assumere a sua volta una massiccia dose di medicinali. Andare all'allarme il vicino di casa, che da ore non aveva notizie della famiglia. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno trovato l'abitazione chiusa a chiave dall'interno e hanno escluso fin dal primo momento un possibile avvelenamento da monossido di carbonio. Da quanto è emerso, Silvia Mazzaro soffriva di problemi di depressione ed aveva già tentato in precedenza di togliersi la vita. Su quanto accaduto forse oggi, perché è ancora da stabilire quando in realtà sia accaduta la tragedia, indagano, come detto, i carabinieri di Tiene. Per ora, però, da Asiago è davvero tutto, io vi restituisco la linea. Grazie a Barbara Todesco, noi ci fermiamo per una pausa.